Ciao a tutti, sono Sofia e oggi insieme ad alcune mie compagne vi presenteremo un progetto realizzato da noi lo scorso anno sul libro Ciò che Inferno Non È di Alessandro Davenia. Oggi incominciamo partendo da un termine, donabondismo, un termine che noi studenti del secondo anno conosciamo molto bene e che abbiamo incontrato tante volte. Questo termine infatti rimanda ad un personaggio a noi noto, Don Abbondio. Il primo personaggio che abbiamo incontrato quando ci siamo imbattuti nella lettura dei Promessi Sposi. Infatti, questo termine deriva proprio dal suo atteggiamento e dal suo modo di approcciarsi alla vita. Manzoni ce lo descrive come un uomo pavido e indeciso, che antepone il proprio bene a quello altrui, che si lascia sempre intimorire dagli uomini più potenti e che nega il proprio aiuto a coloro che lo richiedono. In classe ci siamo chiesti: ancora oggi si possono riscontrare fenomeni di donabondismo? Ebbene, la risposta è sì. Purtroppo potremmo fare tanti esempi, ma per fortuna possiamo citare anche esempi contrari, di persone che hanno avuto un atteggiamento opposto, che con coraggio e senza paura hanno sfidato i potenti per difendere gli interessi degli ultimi. È così che ci siamo imbattuti nella figura di Don Pino Puglisi, un sacerdote palermitano che operava a Brancaccio, un quartiere malfamato di Palermo, totalmente in mano alla mafia. Don Pino sapeva che gli adulti di Brancaccio ormai erano irrecuperabili e allora ha deciso di agire sui bambini, costruendo per loro un oratorio dove potessero trascorrere le loro giornate. Perché dunque Don Pino è agli antipodi rispetto a Don Abbondio? Perché sapeva di rischiare la vita, sapeva di combattere contro qualcuno di molto potente, ma non ha esitato a farlo per difendere chi aveva bisogno di lui, i bambini e i ragazzi che tanto amava. Don Pino è stato ucciso dalla mafia nel settembre del 1993, nel giorno del suo compleanno, poco dopo Falcone Borsellino. Ciao a tutti, sono Elena e abbiamo parlato di Don Pino perché è uno dei protagonisti del romanzo di cui parleremo oggi. Partiamo dal titolo. Il titolo Ciò che Inferno Non È, scelto dall'autore Alessandro Davenia, è ispirato ad un celebre passo nell'opera Le città invisibili, dello scrittore italiano Italo Calvino. Calvino spiega che l'inferno non è dopo la morte, come tutti immaginiamo, bensì è ciò che viviamo tutti i giorni stando in società, e vi sono due modi per uscirne. Il primo, che risulta semplice a molti, consiste nel diventare parte di questo inferno fino al punto di non vederlo più. Il secondo, che è più rischioso e richiede maggiore impegno, consiste nel cercare e riconoscere chi e cosa non è inferno, farlo durare e dargli spazio. Davenia ha scelto di citare Calvino nel titolo del suo romanzo perché, come vedrete, il protagonista Federico ha visto in Padre Puglisi e nel suo operato un modo per uscire da questo inferno quotidiano. Inoltre, questo titolo mi sembra molto azzeccato perché spesso noi adolescenti scegliamo di seguire la prima strada. Diventiamo quindi parte dell'inferno quotidiano, non ci sforziamo di trovare un modo per uscirne e viviamo nel presente senza preoccuparci di inseguire i nostri sogni. Il romanzo di Davenia è ispirante perché motiva a trovare la propria strada, qualunque essa sia, e percorrerla senza paura. Ciao, io sono Alessia e a questo punto iniziamo a parlare del romanzo. Non voglio svelare proprio tutto, quindi vi racconterò la trama iniziando dal passo che mi ha colpito di più. Due uomini stanno camminando su una spiaggia. Una tempesta ha scaraventato sulla sabbia un tappeto di stelle marine, sembra un cielo stellato al contrario. Il sole le sta bruciando senza pietà. Le stelle marine si contorcono lentamente, prima di cristallizzarsi del tutto. Uno dei due ogni tanto si china a raccoglierne una e la ributta in mare. Sono migliaia e migliaia. L'altro ha fretta di tornare a casa e gli dice: "Che vuoi fare? Ributtarle tutte in mare? È impossibile, ci vorrebbe una settimana. Sei matto?" L'altro gli mostra la stella marina che ha in mano e subito prima di lanciarla in acqua risponde: "Pensi che lei dirà che sono matto?" Ho scelto questo passo per spiegare di cosa parla il romanzo perché ne spiega bene la natura.
Così come nel dialogo si pensa che sia impossibile rigettare in mare tutte le stelle marine, qualcuno potrebbe pensare che sia impossibile combattere la mafia, addirittura provando a salvare i bambini. Eppure, Don Puglisi lo ha fatto, e questo romanzo parla anche di questo. Il protagonista è Federico, un ragazzo di 17 anni. È un ragazzo come noi, la sua è una famiglia benestante, è nato e cresciuto in quella che viene chiamata la Palermo Bene, ovvero la parte della città dove la mafia si sente di meno. Frequenta un liceo classico esclusivo nel centro della città, il liceo Vittorio Emanuele II, che peraltro è la scuola che ha frequentato anche da Venia. Come tutti gli adolescenti, però, come tutti noi, nonostante la vita agiata, è pieno di domande sulla vita e sul mondo. Vive in quell'inferno quotidiano di cui parlava prima Elena e da cui da Venia ci sfida ad uscire. E come farà ad uscirne? Come farà a trovare ciò che inferno non è? Lo farà grazie al suo professore di religione, che lo aiuterà a trovare delle risposte alle sue domande. E questo professore, ovviamente, Don Puglisi. La storia comincia nell'estate del 1993. Don Puglisi chiede a Federico di aiutarlo in attività di volontariato a Brancaccio. In questo quartiere malfamato, Federico entra a contatto con i bambini di Don Pino, quei ragazzini che il parroco ha deciso di salvare dal mondo crudele e irrecuperabile degli adulti. Scopre che provare a fare cose impossibili, come gettare tutte le stelle marine in acqua, aiuta a trovare ciò che inferno non è. A Brancaccio Federico trova anche l'amore in Lucia, una sua coetanea, ma non voglio svelare altro. Passo la parola a Martina, che vi spiegherà come nel romanzo Don Pino abbia davvero cambiato la vita di Federico. Ciao a tutti, sono Martina e oggi mi occuperò di illustrarvi una delle figure più importanti del libro Ciò che Inferno Non È, ovvero l'immagine di Don Pino Puglisi. Volevo iniziare a descrivervelo mediante una delle sue frasi più celebri, ovvero: si era presentato con una scatola di cartone, l'aveva posizionato al centro dell'aula e aveva chiesto cosa ci fosse dentro. Nessuno aveva azzeccato la risposta. Poi era saltato sulla scatola e l'aveva sfondata. Non c'è niente, disse, ci sono io, che sono un rompiscatole. Ed era vero, uno che rompe le scatole in cui ti nascondi, le scatole che ti ingabbiano, le scatole dei luoghi comuni, le scatole delle parole vuote e le scatole che separano un uomo da un altro uomo. Don Pino Puglisi non era un semplice sacerdote, era un uomo giusto che amava la giustizia e che per essa si batteva con ogni mezzo. Il 29 settembre del 1990 egli venne nominato parroco del quartiere Brancaccio di Palermo, che era interamente controllato dalla criminalità e dalla mafia. Puglisi, nella sua vita, conciliò sempre l'attività di viceparroco nella zona più scura e povera di Palermo e di parroco con l'insegnamento in varie scuole nella zona più benestante e bella della stessa città. A tutti gli alunni della Palermo Bene, ovvero la Palermo Benestante, e a tutte le persone in generale, insegnava sempre a non voltare mai la faccia e a non essere indifferenti di fronte alla realtà che ci circonda, ad abbattere dunque quei muri che non ci permettono di vedere questa realtà e di aprire il cuore e vedere finalmente il mondo con occhi diversi. Don Pino non tentò mai di portare sulla giusta via chi si era già colluso con il vortice della mafia, chi era già entrato a far parte della mafia stessa, ma cercò con tutte le forze di non farvi entrare i bambini che vivevano per le strade e che consideravano i mafiosi dei veri e propri idoli, delle persone da seguire come modello. Egli infatti non era un semplice insegnante, ma un vero e proprio maestro di vita. Infatti, grazie al suo spirito di amore nei confronti del prossimo, egli durante il suo lungo viaggio riuscì a coinvolgere durante un periodo estivo un ragazzo di una famiglia benestante di Palermo, Federico. Egli ricevette l'invito del parroco. Consisteva nel dargli una mano con i bambini del suo quartiere, prima di partire per una vacanza a studio. Federico accetta l'invito di Don Pino Puglisi e quando attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita, quella vera, che lo accompagnerà a scoprire una realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. Don Pino infatti non faceva altro che ripetere a tutti i ragazzi che gli prestavano una mano e specialmente a Federico una frase molto importante: togli l'amore e avrai l'inferno, metti l'amore e avrai ciò che inferno non è. Ogni essere umano infatti nel momento in cui cresce ha due possibilità: decidere di brillare o di restare nelle tenebre a vita.
Molto spesso però accade che per colpe non proprie questo piccolo individuo si trovi costretto a non poter scegliere tra queste due dimensioni ed è proprio in questo caso che certi incontri possono cambiargli la vita, per sempre. A dare una nuova luce e speranza ai bambini di Brancaccio è proprio il loro incontro con questa meravigliosa persona, padre Pino Puglisi, e i ragazzi che lo sosterranno in questa faticosa ma bellissima impresa. Ciao, sono Alessandra e vi illustrerò le domande che ci siamo poste a seguito della lettura del romanzo e della visione del film. Don Puglisi è stato come un maestro nei confronti dei ragazzi di Brancaccio, vedendo in loro la chiave per il cambiamento in una società sbagliata. Ha cercato, in modo diverso, di sottrarre non solo i ragazzi di Brancaccio dall'inferno della mafia, ma anche Federico dal suo inferno quotidiano, fatto di dubbi, di domande irrisolte, di incertezze. Come prima hanno detto le mie compagne, anche noi adolescenti siamo vittime dello stesso inferno di dubbi di Federico e anche noi abbiamo bisogno di maestri per uscirne, perché da soli non ce la possiamo fare. Ma cos'è un maestro? Deriva dal latino magister, contiene quindi la parola latina magis, che significa più. Allora, un maestro è quello che accresce, che aggiunge qualcosa in più nella nostra vita, che la rende migliore apportando qualcosa di positivo. Il maestro non si trova solo fra i muri di scuola, ma è chiunque accompagni qualcuno alla scoperta di nuove conoscenze. Ogni maestro ha il compito di scoprire la particolarità in ognuno dei propri ragazzi, quel quid che li rende davvero originali, dimostrare la loro unicità, trasmettendo i valori più importanti. Ma la parola maestro ha tanti sinonimi, come ad esempio la parola insegnante. Chi è l'insegnante? Sempre dal latino, l'insegnante è colui che lascia il signum. Don Puglisi è stato un maestro che ha anche lasciato un segno, come nella sua classe di religione, quando si è presentato agli alunni come un rompiscatole, rompendo letteralmente una scatola di cartone. Ha attirato la loro attenzione con simpatia, facendosi ricordare. Cosa può fare un maestro, un insegnante, per farci trovare ciò che inferno non è? Per me, ogni maestro dovrebbe essere come Don Pino, dovrebbe ascoltare ogni ragazzo. Ognuno di noi ha i suoi demoni, la sua zona d'ombra. Allora un maestro è colui che riesce a trasformare quell'ombra in luce, colui che ci guida verso ciò che non è inferno. Allora concludo con l'augurio che ogni ragazzo abbia nella vita almeno un maestro come Don Puglisi. Intanto vi consigliamo di leggere il romanzo, ma anche di seguire il profilo Instagram dell'autore Alessandro D'Avenia, che pubblica ogni giorno dei contenuti interessanti.